Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Chiara Ferragni e il marito, il rapper Fedez, ricevono una medaglia d'oro da Milano. Viene chiamata Lambrogino d'oro. Tra i premiati, gli operatori sanitari caduti, la famiglia Ferragnez, come viene chiamato, Concato e Escobar. Onorificenze anche ai due tassisti morti per il Covid. Nessun nome tra medici e specialisti che in questi mesi hanno evidenziato posizioni molto differenti tra loro, cioè quelli che chiamiamo i virologi, non hanno ricevuto nessun premio. Anche Ambrogio Beccaria, premiato, il campione velista. Ma questa grande medaglia d'oro alla memoria degli operatori sanitari morti nello svolgimento del loro lavoro per fronteggiare la pandemia di Covid-19. Milano con questo dice un grazie collettivo a chi ha combattuto in prima linea l'epidemia. Lo fa ricordando tecnici, volontari, infermieri, medici deceduti nel compimento del loro dovere nella cerimonia che probabilmente sarà fatta virtuale del 7 dicembre, quando sindaco e consiglieri consegneranno Lambrogino ai parenti delle persone decedute. E così una scelta che ha evitato di dover, da parte dei capigruppo, mettere in atto antipatiche esclusioni tra medici e specialisti che in questi mesi hanno evidenziato posizioni molto differenti tra loro. I Verdi propongono infatti quella del primario del sacco Massimo Galli, mentre Enrico Marcora, ex lista Sala, aveva proposto il responsabile della rianimazione del San Raffaele Zangrillo. E diciamo che così hanno evitato, perché il partito simpatizza per questo virologo, quell'altro partito simpatizza per l'altro, perché uno è più duro, l'altro è più leggero nelle sue posizioni, uno pensa che bisogna chiudere tutto, l'altro no. E allora se pensa che c'è da chiudere tutto, è in linea con le idee del partito in questo momento, e allora è uno di noi. Ecco, tutte queste messe in scena, questi giochini ideologici dei partiti hanno fatto sì che hanno deciso di lasciar perdere questi fantomatici esperti, no? Alla Burioni, vi ricordate? Burioni in televisione, probabilità di contagio zero. E adesso questo Burioni, che io non riesco a dargli nessun tipo di credito, a una persona che diceva contagi in Italia saranno zero, viene chiamato a pontificare nelle televisioni, fa anche la lezione in televisione, ma sarà anche un esperto, ma realmente io non riesco a dargli nessun tipo di credito a una persona così, una persona così. Ma intanto la medaglia d'oro simbolica alla memoria di Beppe Allegri e Mauro Resmini, due tassisti colpiti dal Covid durante i loro turni. Un riconoscimento anche all'intera categoria dei tassisti, Ambrogino alla memoria anche per Raffaele Masto e Cristina Cattafesta. Sotto il segno di questa malattia, anche molte altre medaglie d'oro, come quella alla coppia formata da Chiara Ferragni e il marito Fedez. L'influencer imprenditrice e il rapper che hanno raccolto fondi per le terapie intensive del San Raffaele. La proposta è stata di Forza Italia. Ma nonostante qualche problema in votazione, alla fine viene assegnato questo Ambrogino d'oro. Il sindaco Beppe Sala, invece candidato a Milano, aiuta e tutte le realtà pubbliche, private e comunali che hanno permesso l'attività quotidiana e che ha permesso alla città di essere vicina a tanti cittadini, a partire dai più fragili, durante l'emergenza sanitaria. Non sono andati gli Ambrogini ai farmacisti, agli operatori dell'AMSA, ai dipendenti comunali, oltre a quella più fantasiosa dei tecnici informatici, no?
Lambrogino d'oro ai tecnici informatici, perché si legge nella richiesta, in questo momento di smart working, non risolvere eventuali problemi al proprio computer potrebbe costituire un danno ben più grave rispetto ai tempi di normalità. Questa è proprio una cretinata, una medaglia d'oro agli informatici. Allora, se la dai agli informatici, la puoi dare a chiunque ha affrontato questa pandemia. Poi c'è Sergio Escobar, che ha guidato il piccolo teatro per 22 anni, ottenendo grandi risultati artistici, di pubblico ed economico. Premiati anche due personaggi legati al mondo della musica, Fabio Concato, Claudio Trotta, promoter, Tante le donne, Suor Anna Moni Alfieri, storica paladina delle scuole paritarie, e poi tanti altri. Intanto, ci sono ovviamente delle polemiche per Lambrogino d'oro alla coppia Ferragni-Fedez, ma questo viene soprattutto da quell'invidia sociale per delle persone che, tra virgolette o anche senza virgolette, ce l'hanno fatta. Ce l'hanno fatta a che cosa? Ce l'hanno fatta diventare visibili e ricchi, perché voi sapete che adesso tutto è visibilità e ricchezza. L'uomo in generale, in tutto il pianeta, ha come obiettivo ricchezza e fama, fama soprattutto via social. Queste persone ci sono riuscite, hanno ricchezza e fama e vengono naturalmente criticate per questo, ma non c'è da criticare, c'è da prendere come esempio delle persone che sono riuscite comunque a fare quello che sognano milioni e milioni di persone, e hanno raccolto tanti soldi che hanno poi donato all'ospedale milanese. Quindi sicuramente tanto di cappello, le critiche le lasciamo a parte. Naturalmente vengono tacciati di persone che non fanno niente nella vita, invece non è vero. Guardate che quello dell'influencer, anche se a molti che sognano di fare il lavoro della Ferragni sembra il far niente e guadagnare tanti soldi, in realtà non è un far niente. L'influencer, prima di diventare influencer e dopo anche, ha un lavoro realmente molto duro. Questa è la realtà. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale. L'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook, nella pagina Tele Italia, in Instagram e anche nell'altro canale di YouTube che si chiama Tele Italia Seconda Rete. Grazie e buon proseguimento di giornata. Arrivederci.